È successo indicativamente quello che si aspettava, ossia si è venuta a creare una convergenza, cioè una zona di contrasto tra venti di segni e temperature opposte. Da un lato abbiamo lo scirocco, che è un vento caldo e umido che soffia prevalentemente da sud-est, e dall'altro abbiamo della tramontana, che è un vento più freddo e più secco che soffia da nord. Nella porzione di territorio dove questi due venti si vanno a scontrare, si forma un contrasto e un equilibrio che è capace di convogliare grandissime quantità d'acqua su territori relativamente limitati. Quello che abbiamo visto, appunto, sono stati gli effetti di questi continui rovesci organizzati su un'area che ha insistito tra l'Albenganese e il settore centrale della regione, durata indicativamente 4-5 ore, con una punta massima che si è verificata a Sciarborasca di 80 mm in un'ora e un'accumulata sulle 3 ore compresa tra i 100 e i 150 mm, soprattutto a cavallo tra le due aree dell'allertamento, l'area A e l'area D, e una parte, la parte più occidentale dell'area B, quindi la zona proprio del Savonese, con l'interessamento anche della Valvolgina. Però ecco, mentre lungo la costa abbiamo avuto più degli effetti superficiali dovuti magari all'oscillamento delle acque in superficie, a dei locali allagamenti, al manto della rete stradale che appunto conteneva le precipitazioni e causava questi allagamenti, nella zona da Val Bormida abbiamo avuto più un impatto anche sui torrenti con l'esondazione della Bormida appunto a Mallare e a Ferragna, dove sono state le due situazioni sicuramente più delicate da un punto di vista di torrenti in grado di contenere l'acqua nel loro alveo o non contenere, come appunto è successo a Ferragna. La situazione in questo Qual è la momento, come ci situazione mostra. attuale, Federico? Scusa, Qual è non ho la situazione sentito. attuale? Sì, in questo momento le immagini radar mostrano una regione suddivisa in diverse porzioni. Il ponente regionale, in particolare da Savona a Imperia, non vede precipitazioni se non nell'immediato levante di Imperia. Quindi abbiamo la zona di Diano Castello, dove in questo momento sta piovendo debolmente e subito nell'immediato entroterra. Per il resto, tutta questa porzione di regione in questo momento non sta avendo precipitazioni, e questo è molto importante, soprattutto appunto nella zona di Savonese, dove i torrenti ne stanno approfittando per smaltire l'importante carico d'acqua ricevuto nelle ore passate. Abbiamo sul mare invece tre distinte strutture precipitative organizzate, una proprio in corrispondenza del settore centrale. Siamo di fronte a Voltri e sta risalendo lungo tutta la valle fino al Turchino e poi ancora oltre verso il Piemonte. Una seconda struttura è di fronte a Portofino, in particolare sembra destinata a interessare proprio il promontorio di Portofino, Santa Margherita, Rapallo e Recco. E una terza struttura invece è esattamente di fronte a Porto Venere all'ingresso del Golfo della Spezia. Questa delle tre sembra essere in questo momento la più attiva e ancora per buona parte in mare, ha già fatto sentire i suoi effetti magari a Recco del Golfo e alla Spezia con delle cumulate sui brevi periodi abbastanza importanti, ma al momento su base oraria ancora al limite del moderato. Quindi questa è la fotografia in questo momento. Quello che ci dicono le previsioni, che purtroppo lo sappiamo benissimo, non sono fatte con la sfera di cristallo, ma con tutta una serie di modelli matematici che abbiamo a disposizione anche in ARPAL, sono per un permanere di queste condizioni fino alla serata almeno, buona parte della serata odierna, quindi ancora questa convergenza che potrebbe continuare a far sentire i suoi effetti, auspicabilmente in maniera meno intensa di quanto successo finora, ma ancora per almeno 5-6 ore sul settore centrale della regione e su quello di Levante è possibile avere dei rovesci anche intensi o molto intensi, soprattutto sulle durate piuttosto brevi. Purtroppo le caratteristiche di questa perturbazione, che lo ricordiamo, andrà avanti ancora questa notte, domani notte, venerdì notte, probabilmente la prima parte di sabato, a questo appunto c'è molto tempo davanti e lo valuteremo man mano. Le caratteristiche di questa perturbazione, dicevo, sono quelle di uno spostamento molto molto lento, e quindi ormai lo sappiamo, quando la perturbazione si sposta in maniera lenta o non si sposta affatto, gli effetti al suolo purtroppo sono di maggiore impatto. A questo va aggiunto il fatto che il suolo è già saturo. La quantità d'acqua che è caduta oggi probabilmente è inferiore a quella che è caduta la settimana scorsa, eppure gli effetti che abbiamo visto al suolo sono stati abbastanza diversi.
Ecco Federico, ti faccio la domanda che stanno facendo anche i nostri telespettatori, e cioè quello che è successo nell'Albenganese è da allerta gialla? Ti ribalto anche la domanda, che cos'è allora allerta gialla e che cos'è allerta arancione? Io ne aggiungo ancora un pezzettino, che cos'è l'allerta meteo e che cosa sono le fasi operative, che Vai. sono gli strumenti che hanno a disposizione i sindaci e chiunque con un evento in corso. Quindi l'allerta è emanata in anticipo rispetto a quello che si dovrebbe verificare sulla base appunto di modelli matematici e della situazione di partenza del suolo. Vengono effettuate queste valutazioni con gli strumenti a disposizione e ha dei tempi di emanazione incomprimibili. Solitamente viene data con diverse ore di anticipo rispetto allo scenario descritto al suo interno. L'allerta gialla indica delle criticità localizzate e quindi allagamenti di sedi stradali, possibili esondazioni di piccoli canali o di piccoli bacini, effetti abbastanza puntuali. L'allerta arancione, viceversa, indica una serie di effetti più diffusi sul territorio di un'intera provincia o ancora più esteso, e l'allerta rossa addirittura appunto metà regione, una regione intera. Quindi sostanzialmente la differenza dei colori per quanto riguarda l'allerta è la vastità del territorio potenzialmente interessato dagli effetti al suolo delle tipologie previste. Le fasi operative invece sono quelle fasi con cui i vari enti gestiscono la situazione sul proprio territorio. L'allerta gialla obbliga i sindaci ad adottare almeno la fase operativa del preallarme, dell'attenzione, l'allerta arancione e l'allerta rossa obbligano i primi cittadini a entrare nella fase operativa del preallarme. Ovviamente con l'evento in corso, cioè sempre e anche in assenza di evento, i sindaci hanno sempre la massima libertà di poter adottare la fase operativa che ritengono più opportuna per salvaguardare il proprio territorio. E Grazie, questo è un po' il grazie riassunto della Federico questione. per questa Se posso dire ancora due spiegazione. cose in chiusura, Certo. uno, appunto, abbiamo avuto già qualche raggio di sole che è filtrato nella copertura nuvolosa, soprattutto sull'estremo ponente. Si è intravisto poco fa, è durato poco, ora poi appunto la copertura nuvolosa sta continuando a farsi sentire, però ecco, questo è un po' a testimonianza di come la situazione sia in evoluzione e sia stata cristallizzata con questa stazionarietà dei fenomeni su una strada ben definita del nostro territorio, adesso in lento spostamento, e quindi rinnovo l'avviso, la segnalazione di prestare attenzione nelle prossime ore e domani soprattutto per questi fenomeni che si spostano molto molto lentamente o non si spostano proprio. E l'altra è che come agenzia abbiamo scelto di rinviare la data di destinarsi le due prove di concorso che avevamo domani, ne avevamo una al mattino e una al pomeriggio, e questo proprio perché in vista dell'allerta arancione e della situazione che si è venuta a creare abbiamo deciso di rinviare le prove. Questo magari appunto anche se ci fossero dei candidati all'ascolto, così sono avvisati di Quindi questa azione. rinviato il concorso per l'ARPAL di domani. Esatto, avevamo un concorso per geometri e per informatici, uno al mattino e uno al pomeriggio, entrambe le prove sono state rinviate a data da destinarsi. Ok, Federico, grazie per il momento, poi magari ci aggiorniamo. Non è previsto, diciamo, un aggiornamento del bollettino o sì, nelle prossime ore? Allora, hanno effettuato una valutazione sulla base dell'ultima uscita modellistica un'oretta fa circa. E si è valutato, visto appunto l'andamento previsto, per cui lo ribadisco, avremo ancora precipitazioni localmente anche intense, molto intense, ma meno organizzate di quelle che abbiamo vissuto nelle scorse ore, che insisteranno prevalentemente sul centro e sul levante della nostra regione. Questo almeno fino alla metà serata odierna. Poi durante la notte un'attenuazione di queste precipitazioni che saranno sempre possibili, magari più a macchia di leopardo, ma in maniera più isolata e quindi che non dovrebbero destare alcun tipo di preoccupazione per quanto riguarda gli effetti al suolo, in vista poi della ripresa che invece sembra confermata per la giornata di domani, appunto con questa allerta arancione per temporali, che lo ricordo è il massimo grado per questo tipo di fenomeno meteo, quindi l'allerta arancione per temporali che scatta domani mattina alle 9. A partire dalla parte orientale dell'area D, l'area B, l'area C e l'area D, quindi tutta la regione praticamente ad esclusione dell'area A dell'Imperiese, sarà in arancione per temporali a partire dalle 9 di domani mattina. In questo caso, appunto, perché ci aspettiamo ancora la convergenza dei venti capaci di convogliare fenomeni
organizzati, forti, stazionari e persistenti su questo territorio. Stasera ci sarà un'ulteriore valutazione, dopo cena, con l'arrivo delle ultime modelli disponibili, però a meno di clamorose modifiche in questo momento non preventivabili, il colore dell'allerta non dovrebbe cambiare. Ovviamente, qualora dovesse succedere invece questa eventualità, la comunicheremo in tutti i modi possibili.